pesi da un lato e la distanza di questi. Allora, resistenza, il braccio della resistenza, potenza, il braccio della potenza. È sempre vero che la resistenza per il suo braccio è uguale a potenza per il suo braccio. Quindi in questo caso c'è l'equilibrio perché abbiamo una resistenza 3 moltiplicata praticamente per la distanza di 4 e 12. Dall'altra parte avremo potenza 2 e distanza dal fulcro di 6, 2 per 6 da 12.